sono Sergio Borello, arrivo da San Maurizio Canavese, provincia di Torino. Sono qui con la Dunfire Bell, la mia cavalla che è dal 2015 che ce l'ho. È una cavalla che si trova bene nei paletti più che nel barrel, infatti l'ho portata avanti per questo. Eccolo qui, è partito Sergio Borello, Dunfire Bell, binomio numero 23. Questi tre giorni di gare, tutti i giorni ha abbassato i tempi, ha migliorato giorno per giorno, infatti 3 decimi la seconda giornata, altri 3 decimi questa giornata, dove appunto sono riuscito a vincere la Coppa Italia. Il best score è di 20.843, adesso si ferma in 20.528, 20.528. È primo. Sono Stefano La Rosa, vengo da Ovada, la cavalla che ho montato oggi, vincitrice del Pre-Futurity qua a Staffoli, è Grace Lick Zipsy, la cavalla che abbiamo preso a febbraio dell'anno scorso in America, di cui il proprietario è mio zio Gianni Valeri. La cavalla è una Slick by Design su Firewater Fleet. Sembra voler cambiare marcia quando si trova ormai in seconda girata, è buona, ottima, direi. Stilisticamente perfetta anche l'avvicinamento, così come l'affronto della terza girata. Il tempo che si ferma in 17.0, 20, 17, 0, 20, va in testa alla classifica. Ci abbiamo provato, non è stata facile, è vero che ci sono avversari veramente, veramente forti. È bello vincere, ma è bella giocarsela soprattutto con loro, che sono loro. Sono Matteo Bergamini, vengo da Reggio Emilia, dal Lone Star Ranch dove risiedo e mi alleno. Il weekend è stato un weekend un po' particolare, sono uscito dal primo giorno con una gara non all'altezza delle aspettative, sinceramente. Poi mi sono detto che era tutto in ordine, nel secondo giorno ho lasciato un po' tutto, devo dire che mi ha seguito e ha avuto due barili, secondo me, di cui sono stato invidioso, li ripeterei molto volentieri più spesso. Quando riesci a fare un primo o secondo barile del genere, qualcosa deve succedere, francamente. Avevo bisogno di un po' di un risultato buono con lei, anche per il in chiave derby, anche perché insomma la concorrenza era molto importante. Ne è valsa la pena, sì, perché è un posto bellissimo. Questi posti li amo perché sei tranquillo, poi respiri. Sono Federico Tanzi e vengo da Strangola Galli e lavoro presso la scuderia Terra Nostra. Oggi ho vinto il Godel Maturity con SG Mafia Cash e secondo anche nel derby. In più ho vinto la Coppa Italia Barrel Open con Fasto The Max. È la terza volta che vinco la Coppa Italia. Nell'anno 2018 con Mafia Femme, nell'anno 2019 a pari merito con Matteo Bergamini, sempre con Mafia Femme. Sì, sono stati
giorni duri per me, i due giorni di gono, riuscì a trovare una concentrazione per affrontare queste gare. Invece oggi ero molto determinato e è andata bene, ci sono riuscito.